La quinta giornata dei Giochi Olimpici era cominciata con la medaglia a sorpresa ottenuta nel double trap uomini da Marco Innocenti, in una gara ricca di emozione e pathos. Oro all'indipendente Aldehani. Continua a far discutere la delusione per i 200 di Federica Pellegrini, che non ha fatto i 100, ma solo la staffetta donne, che verrà poi eliminata in batteria. La squadra di pallavolo femminile incassa la terza sconfitta consecutiva ad opera dell'Olanda con un sonoro 3-0 e dice addio all'Olimpiade. Un cammino cominciato male e finito peggio, colpa anche delle decisioni del tecnico Bonita di lasciare a casa una delle azzurre più importanti del gruppo. 3-0 per l'Olanda con i parziali di 25-21, 25-20, 25-20. Giornata da dimenticare per la sciabola maschile, con Montano eliminato negli ottavi di finale, mentre Occhiuzzi nei sedicesimi da parte di un vietnamita. Il settebello della pallanuoto non tradisce e nella terza partita del torneo vince sorprendendo 6-5 contro il Montenegro. Mimmo Siena, Speciale News.